Ok, noi siamo fortunati in dermatologia, abbiamo diverse terapie a disposizione per la psoriasi e quindi diciamo con l'ampio armamentario che abbiamo a disposizione riusciamo a cavarcela nella stragrande maggioranza dei casi. Esistono ancora comunque delle situazioni in cui sono presenti delle comorbidità, ad esempio l'artrite o possono essere anche le IBD, in cui magari può essere utile utilizzare in associazione una terapia biologica per la psoriasi anche o un altro farmaco tradizionale. Utilizziamo prevalentemente il metotrexate con successo. Sono rari però ancora i casi invece di combinazione tra farmaci biologici, quindi associare molecole biologiche con meccanismo d'azione differente, penso a un'antiinterleuchina associata a un tumor necrosis factor alfa, ma come si è detto nel congresso cominciano a comparire le prime esperienze in letteratura e sembrano piuttosto promettenti. Un altro tipo di associazione che potrebbe essere prevista è l'associazione tra la terapia biologica e i JAK inibitori. Anche in questo caso abbiamo scarsa esperienza perché comunque i farmaci sono a disposizione da poco tempo, però cominciano le prime esperienze ad essere registrate. Anche in questo caso, con magari un'attenzione particolare ai possibili eventi avversi di tipo infettivo, cominciamo a vedere dei risultati promettenti e sicuramente quando diciamo, il prezzo di queste molecole calerà o quando avremo a disposizione i biosimilari o i generici delle small molecule avremo sicuramente anche una convenienza dal punto di vista economico. Dottor Calderola, la problematica dermatologica può condizionare la scelta terapeutica? Assolutamente sì, nel senso che comunque è una scelta sempre multidisciplinare, quindi abbiamo delle armi a disposizione per trattare le patologie in comune, sia le patologie gastroenterologiche, reumatologiche o dermatologiche, e molte volte abbiamo necessità proprio di incrociare, di parlare con i colleghi di altre specialità per scegliere un'unica arma che sia capace di diciamo, combattere le due patologie, le due o le tre patologie da cui il paziente è affetto, perché ovviamente non ci dobbiamo mai dimenticare che il paziente è unico e quindi non dobbiamo pensare alla malattia ma al paziente nella sua interezza. È il concetto della medicina personalizzata che appunto i gemelli persegue e credo che pochi organi, mi passi l'espressione, siano così fortemente tipizzati come la pelle. Assolutamente sì, il futuro è questo, è la medicina personalizzata ed è una medicina che però richiede un confronto diretto tra colleghi, nel senso non possiamo pensare a visite a distanza, abbiamo bisogno proprio di confrontarci, di riunirci, metterci allo stesso tavolo, mettere il paziente al centro, a volte fisicamente, a volte solo da un punto di vista così teorico, e decidere insieme cosa è il meglio per il paziente, quali farmaci possono soddisfare le esigenze del paziente.